Ci troviamo ad affrontare la conferenza stampa per questa undicesima edizione di Testimonianze e Ricercazioni in una situazione, come voi sapete, molto particolare e anche in una modalità inedita che sicuramente può essere interessante e può anche permettere un dialogo maggiore e un'apertura diversa rispetto alle conferenze stampa più tradizionali. Ma al di là di questo, noi siamo qui perché ci siamo trovati di fronte ad una scelta, chiaramente alla luce di tutto quello che è successo, cioè quella di fare o di non fare il Festival Testimonianze e Ricercazioni. Abbiamo deciso di farlo pur con le modifiche e anche con le differenze che abbiamo dovuto mettere in campo, perché a nostro avviso è estremamente importante in questo momento una reazione che non sia semplicemente una reazione di protesta, quindi una reazione che dica no a quello che sta succedendo, ma che dica no in una maniera il più possibile propositiva, quindi cercando di mettere in campo delle strategie e di mettere in campo delle pratiche che in qualche modo possano consentire di proseguire il nostro lavoro e di andare avanti. Un festival come il nostro e come tutti i festival legati alle arti performative, quindi che prevedono la presenza e la compresenza degli artisti e del pubblico, sono fatti di molte cose, non sono fatti solamente del momento in cui ci si riunisce in sala per assistere allo spettacolo, ma sono fatti di tutto un lavoro proprio di concepimento, un lavoro curatoriale, un lavoro di costruzione del festival come assolutamente un'azione culturale, che ha poi il suo sbocco e ha il suo momento terminale nel momento performativo. Ma non si tratta solo di questo, ovviamente. E noi abbiamo pensato che fare comunque il festival con le modalità modificate che abbiamo deciso di scegliere fosse un modo per rendere giustizia e anche dare forza a tutta la parte concettuale, direi, che sta alla base di un evento come Testimonianze e Ricercazioni e come di tanti altri eventi che ci sono nel nostro paese. Quindi, innanzitutto, preservare il rapporto con gli artisti che vengono chiamati non solo cioè non più purtroppo a mettere in scena il loro lavoro, ma in qualche modo a portare comunque il loro lavoro, a portare comunque il loro percorso, il loro itinerario e tutto ciò che nel lavoro viene riversato e che magari molto spesso non è immediatamente evidente. E in secondo luogo, abbiamo ritenuto molto importante comunque mantenere il policentrismo del nostro festival, cioè un festival che si colloca in diversi luoghi, i luoghi dove noi avremmo ospitato le iniziative che avevamo programmato in realtà sono chiusi, ovviamente, ma nonostante questo noi riteniamo che possano essere comunque vivi. Quindi, in questi luoghi chiusi ma vitali, noi andiamo a portare i vari momenti del festival che abbiamo immaginato e quindi oggi siamo qui a Villa Bombrini, dove comunque era prevista una parte della nostra programmazione e in ogni caso abbiamo deciso che questo posto oggi è occupato, oggi è il luogo dove qualcosa accade e così sarà per le sale del Teatro Nazionale che ci ha sostenuto proprio offrendoci gli spazi e per tutti gli altri spazi che andremo a occupare e a far vivere durante questi 10 giorni di festival. Infine, il rapporto con il pubblico è un altro elemento che noi abbiamo cercato di preservare.
E il modo per preservare il rapporto con il pubblico, quindi comunque offrire al nostro pubblico che ci segue ormai da 11 edizioni e si è sicuramente fidelizzato, è quello di non offrire al pubblico un surrogato di quello che sarebbe stato il festival se avessimo potuto farlo nelle modalità che erano previste. Quindi l'idea di non creare un'alternativa rinunciataria, ma di proporre delle situazioni, direi, proprio delle situazioni diverse, dove comunque tutti coloro, tutti gli artisti, ma anche gli studiosi e i critici che sono stati interpellati, possano comunque portare un apporto significativo e non limitarsi a creare una sorta di alternativa in streaming dello spettacolo dal vivo, che non può ovviamente essere una soluzione in questo momento. Quindi l'idea proprio di comunque affermare la necessità e l'importanza anche politica di fare il festival per noi è stato un elemento centrale, e chiaramente tutti dar spazio e dar vita a tutti quegli elementi che incarnano il festival, che sono però magari al di fuori del momento performativo e del momento della sala. Naturalmente tra questi c'è anche testimonianze e ricercazioni, cioè il libro che noi ogni anno pubblichiamo, e quest'anno è particolarmente interessante secondo me, innanzitutto perché parla di un festival che non c'è, o quantomeno è un festival che non c'è come sarebbe dovuto essere. Voi troverete dentro il libro l'organizzazione, no, di un programma che è stato completamente ripensato e completamente rivisto. Ma la parte più importante, ovviamente, che è quella delle riflessioni ed è quella degli artisti e degli studiosi che depositano sulla pagina il loro lavoro e il loro contributo, in questo momento è ancora più importante, se è possibile, perché non può essere toccato dalla situazione che ci sta in qualche modo travolgendo tutti. Quindi, ancora una volta, io credo che sia importante ribadire l'importanza e il peso che possono avere delle azioni culturali, come possono essere quelle di pubblicare un libro o come possono essere quelle di comunque affermare la necessità di essere presenti con un festival nelle modalità che sono possibili, senza però rinunciare alla specificità dei singoli momenti, senza inventare qualcosa che sia una sorta di resa, ma rilanciando in qualche modo e con le strategie e i percorsi che cerchiamo di condividere con tutti voi. Sì, diciamo che di tutto questo ne avremmo fatto volentieri a meno, nel senso che è una situazione che ci obbliga a portare avanti delle scelte, delle decisioni a volte molto, molto dolorose. È vero che in costanza di queste scelte abbiamo rilanciato, appunto, e abbiamo cercato di capire come continuare a dar voce agli artisti in un modo che fosse il più possibile coerente con il lavoro di ogni singolo artista, e nello stesso modo anche come portare avanti le riflessioni e il lavoro di Teatro Acropolis con tutti coloro che ci lavorano e che lavorano un anno intero per l'organizzazione, la messa in opera di questo festival. È un momento quindi decisamente drammatico e la nostra risposta a questo momento non vuole assolvere o comunque non vuole essere interpretata come una sorta di bene, è successa una cosa, rilanciamo e siamo tutti a posto. No, perché ci sono dei problemi strutturali, dei problemi di senso in tutto quello che sta accadendo. Al di là della confusione tra cultura e arte, che sono comunque attività
non simili, non uguali, non sovrapponibili, di questo ce ne occupiamo in un articolo che abbiamo pubblicato sul libro quest'anno, in realtà la confusione si estende in maniera esponenziale a tutta l'attività del settore delle arti per la scena e della cultura in generale. Cioè, si parla in questi giorni, in queste settimane, di una lotta e di una guerra alla cultura. E in realtà io non mi sento di sposare questa interpretazione degli eventi. C'è una grandissima confusione, una grandissima sciatteria nel considerare questo ambito e questo settore. E questa sciatteria porta il teatro a essere messo accanto ad altre attività e quindi a essere trattato senza prendere in considerazione le specificità di questo lavoro, l'idea che i teatri sono non evidentemente luoghi di svago, ma sono luoghi di appunto di cultura, di pensiero, di civiltà. E quindi chiudere un teatro, decidere la chiusura di un teatro, ha un peso specifico diverso rispetto al decidere la chiusura di un altro luogo delle nostre città e così via. Ecco, io vedo appunto, ripeto, una grande confusione, che in realtà non è solo una confusione che c'è ora, è una confusione che c'è sempre, anche prima del Covid. Anche prima questo settore era assolutamente, non so se dire ignorato, ma comunque trattato con una certa sufficienza. E in una situazione del genere tutto esplode, e quindi arriviamo proprio a essere l'ultima ruota di questo caravanserraglio. Ripensare il festival quindi è stato molto faticoso, al di là delle questioni organizzative, al di là del rapporto con gli artisti, al di là di tutto, ma è stato faticoso anche perché si è trattato di trovare una formula che non fosse disorganica a un'idea che da ormai 11 anni stiamo cercando di proporre e che comunque sta avendo un suo cammino. Quindi l'idea è quella di continuare a dar voce agli artisti, ovviamente non con gli spettacoli. Noi da marzo eravamo stati come dire, abbastanza chiari sull'idea per cui la performatività, quindi un lavoro costruito per la scena, deve essere visto e vissuto in scena e quindi non trasferito tout court su un supporto utilizzando linguaggi differenti. Quindi gli incontri del festival, così come è stato ripensato, saranno degli incontri con gli artisti in cui gli artisti, insieme a noi e insieme ad alcuni critici e studiosi, comunque affronteranno i temi della loro ricerca, parleranno probabilmente degli spettacoli che non faranno e quindi sarà anche un modo per riflettere su un piano sia artistico, sia culturale e evidentemente anche politico. Il festival inizia, il primo evento è programmato per venerdì 6 novembre alle 9. E io e David, insieme a Enrico Piergiacomi, incontreremo Claudio Angelini, direttore del festival, direttore artistico del festival Ipercorpo di Forlì e direttore di Città di Ebla, e Bernardo Casertano, attore e regista. Sabato 7 novembre, nel pomeriggio, dalle 2 alle 7, ci sarà convegno sul Buto. Teatro Acropolis si occupa di danza Buto da diversi anni, dedicando un'intera giornata a questo tipo di arte per la scena. Quest'anno il convegno, che si intitola Immagine e immaginari del Buto, il corpo tra cinema, fotografia, politica e performatività, è stato curato da Katia Centonze e Samantha Marenzi. E parteciperanno, oltre a Katia e Samantha, Bruce Baird, Raimondo Guarino, Takashi Morishita, Stephen Barber, insomma grandi esponenti e studiosi di questa forma d'arte. È un cammino che continua ormai da 3 anni. Questo appuntamento è sempre stato realizzato a Palazzo Ducale, sia sul piano delle performance che sul piano Palazzo Ducale di Genova, sia sul piano proprio dei convegni e degli incontri, e anche quest'anno diciamo trasmetteremo questo convegno proprio dai locali di Palazzo Ducale.
Lunedì invece saremo con Roberta Nicolai, direttrice artistica di Teatri di Vetro di Roma, e con Alessandra Cristiani, danzatrice e coreografa, e Paola Bianchi, anch'essa danzatrice e coreografa. Sarà l'occasione di parlare di un progetto di curatela di Roberta, che ha visto coinvolto anche Teatro Acropolis. Questo progetto si chiama Oscillazioni, ne parleremo appunto lunedì, e comunque stiamo, io credo, trattando di uno dei progetti più significativi degli ultimi anni realizzati intorno allo studio e alla ricerca delle arti performative. E quindi sarà occasione proprio di confrontarci con lei, con Paola e Alessandra, che hanno partecipato a questo progetto, producendo poi dei materiali che sono materiali che sarebbero dovuti andare in scena da noi e che invece, insomma, non si vedranno, ma comunque avremo occasione di discuterne. Martedì 10 alle 9 manderemo invece un documentario, un film documentario, di un diciamo di una, noi avevamo progettato una serata di un concerto di musica elettronica, il gruppo si chiamano Blind Cave Salamander. In questa serata, oltre alla musica, ci sarebbe stata anche la proiezione di materiali video riferiti ai luoghi che hanno ispirato poi le musiche che sarebbero comparse nel concerto. Questi luoghi sono le isole Svalbard, dove Paul Buchamp e Fabrizio Modonese Palumbo, che sono i musicisti di questo gruppo, hanno come dire, composto ispirandosi a quei luoghi e hanno realizzato un documentario su quei luoghi che manderemo quella sera. Mercoledì 11 alle 9 incontreremo Riccardo Guratti e Greta Francolini, due giovani danzatori e coreografi, insieme a Fabio Acca dell'Università di Bologna. Giovedì 12 novembre David con Giulio Sonno dialogherà con Andrea Cosentino, attore e regista che vedo anche tra di noi e saluto. Venerdì 13 sarà l'occasione per il seminario di Marco De Marinis. Il titolo del seminario è Il Gran Teatro della Pandemia. Sarà un seminario appunto in diretta streaming che ovviamente Marco sarà nella sua casa a Bologna e quindi da lì porterà avanti questa lezione, questa riflessione. Sabato 14 invece è l'ultimo giorno, giusto? Sì, l'ultimo giorno, e manderemo invece le ultime produzioni di Teatro Acropolis, cioè due film. Noi da quando diciamo è iniziato a diffondersi tutta la faccenda e quindi gli spazi teatrali si sono chiusi, abbiamo dato vita a un progetto sul cinema, abbiamo realizzato due film documentari che fanno parte di un ciclo di film che si occupano appunto del lavoro, della ricerca, degli studi, degli spettacoli di alcuni artisti che abbiamo selezionato e su cui abbiamo scelto e su cui abbiamo fatto dei film. I due film che verranno trasmessi sabato alle 9 sono il primo Paola Bianchi, che è stato trasmesso in anteprima al Festival Ipercorpo di Claudio, e poi a seguire l'altro film che è su Massimiliano Civica. Questi sono i temi e diciamo il modo in cui abbiamo pensato di riformulare tutta la proposta di testimonianze e ricercazioni. Sì, diciamo che comunque il programma, come vedete, è stato profondamente rimodulato e profondamente ripensato proprio per offrire un'occasione che tenesse conto dei limiti e dei mezzi a cui ci dobbiamo affidare, senza però rinunciare alla qualità e anche all'originalità di quello che noi stiamo sempre cercando di mettere a fuoco durante le nostre durante il festival. Ovviamente tutto questo è stato possibile anche grazie a coloro che ci sostengono, in particolare al MIBACT, alla Fondazione di San Paolo, alla Regione Liguria, al Comune di Genova, la Società per Cornigliano, Palazzo Ducale, Fondazione per la Cultura e anche, come accennavo prima, con l'affiancamento del Teatro Nazionale di Genova,
che nella persona del suo direttore Davide Livermore è in collegamento con noi e a lui vorrei dare la parola adesso. Bene, buongiorno, non so se ho il... Pronto? Sì. Buongiorno. Bene, buongiorno. Buongiorno a tutti e complimenti. Grazie. Siamo orgogliosissimi di accogliervi, di accogliere questo festival. È veramente importantissimo che si faccia rete a qualsiasi costo, ma non solo in questo momento. Sono cose che immagino tanto voi quanto anche sottoscritto pensava e diceva più di 20 anni fa, quindi non nulla di né di eroico né di strano, è il minimo ed è bello che sia così, è giusto che sia così. Ho sentito alcuni discorsi che mi hanno entusiasmato e sono discorsi nodali, fondamentali da far passare alla gente quest'oggi, più che mai. La differenza tra arte e entertainment, tra arte e evento, tra militanza con l'arte e invece in questo mondo, in questa contemporaneità di wow, dove bisogna far parlare più che far riflettere, far pensare o poter godere della bellezza dell'arte, insomma, nella sua interiorizzazione. Quindi sono cose che approvo, non devo approvarle io, insomma, per quanto riguarda non il Teatro Nazionale, ma la mia persona, le vive e per questo vi fa molti complimenti, sono orgoglioso di poterli sentire contento di poterli sentire e orgoglioso che li si possa anche in qualche modo fare insieme. Noi allo stesso tempo continuiamo il lavoro in tutti i modi, ne stiamo inventando di ogni, quindi l'attenzione che voi avete nei confronti dei lavoratori, degli artisti e degli artisti tecnici. E ho messo insieme un'unica parola, artisti tecnici, lo faccio da sempre perché è così che devono essere gli artisti di teatro, cioè i tecnici di teatro, quindi a tecnici artisti, mi piace molto e mi emoziona. Io credo che la causa di questa confusione tra arte e entertainment, le cause sono molte e anche storiche. Magari ci sarà la possibilità di poter approfondire questa cosa, ma anche con excursus storico che possa parlare di che cosa è successo al mondo del teatro, al mondo della cultura dal dopoguerra in avanti, semplicemente lo sappiamo, che sono storie che conosciamo tutti, fino alla bolla, in qualche modo al timbro dato negli anni, a metà degli anni 90 da Tremonti, e la cultura non si mangia. Da allora noi passare tutto il tempo a giustificare la nostra presenza solo con i conti, giustificare il fatto che non eravamo obsoleti, giustificare il fatto che in qualche modo dovevamo rendere da un punto di vista economico quando evidentemente questo è importante, ma è la resa artistica, la resa culturale è diventata a un certo punto secondaria. In questo momento più che mai si è visto una levata di persone talmente eterogenee, però da formare un unico, non dico colore, ma un'unica assemblea involontaria. Ed è molto confortante quello che si legge in questi giorni da questo punto di vista. Il Teatro Nazionale continua il lavoro e presto vi potremo raccontare come vogliamo far lavorare anche in tempo di serrata, di chiusura, gli artisti, i giovani soprattutto, e non mandare in cassa integrazione i nostri lavoratori. In modo tale da poterli impegnare con attività che possano essere importanti intanto per il territorio. Ecco, una cosa fondamentale su cui vorrei, in chiusa di alcune cose che sono successe ieri sera, che sono arrivate, non vorrei, no, non amo lo sciacallaggio in genere, tanto più in questo momento, insomma. Non amo pensare che una parte politica, un'altra parte politica possa pensare, immaginare di potersi appropriare di uno sdegno che è stato levato da più parti e nella bellezza proprio dell'eterogeneità di questo sdegno.
Quindi sono estremamente contento di poter, in qualche, anche se in minima parte, poter partecipare appoggiando la vostra militanza. È una militanza che ci vede impegnati in modalità diverse, ma con egual passione, e quindi in questo non posso fare che un abbraccio solidale, fraternissimo, e farvi i miei più grandi complimenti. Grazie. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Sì, sicuramente, come dice il direttore Livermore, questi momenti e questi incontri possono essere davvero l'occasione per iniziare una riflessione che sia condivisa tanto quanto non lo è mai stata prima. E forse questa è una delle famose occasioni che vengono ogni tanto, no? Ventilate come qualcosa che possa nascere da questa situazione. Un altro dei nostri partner storici che ha proprio sposato e anche accompagnato uno dei capitoli per noi fondamentali degli ultimi anni del Festival, che è il capitolo in cui noi stiamo facendo questo focus sulla danza Buto, invitando quindi artisti giapponesi e studiosi da tutto il mondo, è Palazzo Ducale, che è presente anche stamattina con la sua responsabile delle relazioni esterne, Elvira Bonfanti, a cui do la parola. Buongiorno a tutti. Grazie per l'invito. Io naturalmente porto i saluti e la solidarietà della nostra direttrice Serena Bertolucci, che purtroppo aveva un'altra call in questo periodo. Siamo tutti attaccati al computer praticamente quasi 24h. Credo che mi sentite bene, sì? Sì. Ok. Credo che ci sia veramente poco da dire, anche perché avete già ampiamente sottolineato tutti quelli che sono gli aspetti fondamentali di questo momento storico e della difficoltà di fare teatro e di fare cultura in un momento come questo. Ma mi riallaccio così al volo proprio a quanto diceva il direttore Livermore. In questo momento credo che sia ancora più essenziale effettivamente fare rete. L'abbiamo sempre detto, lo diciamo da anni, la relazione tra il Ducale e Acropolis e anche altri teatri genovesi è sicuramente un modo appunto per fare fronte in generale al tema della cultura. In questo momento naturalmente diventa ancora più essenziale, anche perché appunto diventa essenziale andare a valorizzare in modo capillare quelle che sono le eccellenze culturali, quelle che sono anche appunto momenti assolutamente importanti nella programmazione culturale della città. Sono 3 anni che abbiamo sposato, appunto, come diceva Davide prima, il Festival Buto, ma la relazione poi con Acropolis è qualcosa che si è consolidato sempre di più. Ricordo ad esempio un altro elemento importantissimo del nostro fare insieme, che è stato il convegno dedicato a Giorgio Colli, cui poi avete fatto seguire un magnifico volume anche di inediti colliani. E naturalmente non credo che da ultimo ci sia da sottolineare il fatto che, se è vero che un evento performativo che nasce per la scena non può essere semplicemente trasposto su altri canali, diciamo così, non può essere fatto vedere, ecco, con altri canali, è anche vero che però questo momento storico forse ci consente una riflessione sul teatro e sulla cultura che probabilmente non avremmo avuto occasione di fare con questa attenzione. E quindi non è per vedere il bicchiere mezzo pieno, ma insomma è per dire che ci
sono una serie di occasioni in questo momento che, se sappiamo sfruttare, ma sfruttare nel senso migliore del termine, naturalmente, sappiamo utilizzare, ecco, sappiamo rendere, anche per dare visibilità a tutto quello che fa, probabilmente consentiranno poi da qui ripartire magari più forte. Grazie e buon lavoro naturalmente. Grazie. Grazie Elvira, sì, siamo perfettamente d'accordo. Sono delle occasioni che devono in fretta perdere il, come dire, l'alone dell'occasione, diventare cioè qualcosa di strutturato che possiamo costruire e portarci fuori dalla crisi. Non ragionare, essere abbastanza lungimiranti per non progettare sull'emergenza. Ecco, quindi magari riuscire a costruire qualcosa che ci potremmo portare anche al di là. Insomma. Sì, di questi momenti comunque sicuramente sono passeggeri. Beh, non possiamo immaginare che ci sia una stabilizzazione della catastrofe. Ora vorrei dare... Perché non lo sarebbe più. Non lo sarebbe non più. Non sarebbe più una catastrofe, esatto, se si stabilizzasse. Interessante. Vorrei dare la parola a Cesare Torre, che è il direttore marketing territoriale e promozione della città, proprio perché diciamo che in questi anni le istituzioni ci sono state, l'istituzione proprio cittadina, comunale, è sempre stata molto vicina e molto sensibile anche alle istanze che di volta in volta si sono poste e sono emerse in relazione al nostro lavoro, più in generale inserito all'interno di un ambito genovese, diciamo. Quindi prego Cesare. Cari amici di Acropolis, ciao a tutti e ciao, grazie anche ai vostri collaboratori e partner che questa mattina credo sono online, mi scuso. Anzi, tolgo anche il video perché tanto non serve la mia immagine, ma magari il collegamento funziona meglio. Mi scuso del ritardo, ero su un'altra call, come ormai ci tocca fare continuamente, ma ho potuto ascoltare buona parte del programma che avete descritto. E cosa posso dire? L'anno che stiamo vivendo, gli anni ormai quasi che stiamo vivendo, sono naturalmente una prova durissima per tutti noi, per in particolar modo per il teatro, per il mondo della cultura. Ho detto noi perché mi sento intimamente di far parte di questo mondo, quindi la sofferenza è tanta e il direttore Livermore, voi stessi, Elvira, avete già fatto importanti riflessioni. Cosa si può dire? Bisogna capire che la cultura e il teatro sono una fonte profonda di maturazione di vita per la nostra società, per la nostra civiltà, e quindi che funzioni il teatro, che funzioni la cultura è non solo importante, ma io credo è veramente fonte di vita e di crescita per la comunità. Quindi siamo proprio lontani da questa concezione che porta a individuare spesso nel teatro, nella cultura, il primo soggetto da chiudere o da pensare in caso di difficoltà. Quindi non mi soffermo oltre su questo aspetto così doloroso del nostro tempo, del nostro presente, sull'impegno che dobbiamo mettere tutti perché questo momento finisca presto, sia in generale, ma sia anche nella percezione, nella concezione che si ha come anche amministrazione pubblica a volte della cultura. Volevo, ecco, una cosa che invece mi colpisce in positivo è come proprio voi, Teatro Acropolis, il festival, abbia saputo, diciamo, cogliere questo momento, queste difficoltà per immediatamente riorganizzarsi, ripensarsi
attraverso strumenti nuovi, con canali nuovi imposti dal momento presente, questa capacità di rimettere insieme un programma importante come quello che avete descritto, riorganizzando in pochi mesi in modo così diverso il modo di proporre, di presentare, anche di pensare il prodotto culturale, perché questo fatto di dover lavorare molto online, eccetera, ci induce non solo a presentare attraverso canali diversi le cose che usualmente vengono fatte, ma impone di ripensare, cioè di costruire prodotti nuovi. E mi pare che questo sforzo lo stiate facendo, e non è un caso che proprio il vostro festival sia uno dei più pronti e dei più avanzati da questo punto di vista, proprio perché il festival è sempre stato un momento di apertura, di sperimentazione, di condivisione anche di nuove opportunità, di nuovi linguaggi. Quindi i miei complimenti per questo. Tra l'altro va anche detto che tutto ciò coincide con un momento anche importante, per cui la sala tradizionale del teatro non sarà agibile, cosa positiva perché finalmente i lavori la renderanno a norma, ma intanto questa stagione, grazie alla fondamentale collaborazione del Teatro Nazionale, anche proprio avviene, diciamo, in modi diversi. Quindi grazie, complimenti e buon lavoro a tutti voi. Grazie. Grazie Cesare. Grazie mille. Bene, ora vorrei aprire un po' il confronto anche ad alcuni dei nostri partner artistici, diciamo così, che comunque hanno condiviso con noi dei percorsi proprio di curatela, di riflessione sull'arte e sul lavoro reciproco. E vorrei cominciare proprio da Roberta Nicolai, quindi il direttore artistico del Festival Teatri di Vetro, nonché autrice di Oscillazioni, che è questo progetto che noi abbiamo sposato, abbiamo condiviso e che ci ha letteralmente entusiasmato. Travolto, perché siamo stati chiamati non solo come... siamo felicissimi di poter avere qui, avremmo avuto qui una giornata di Oscillazioni. Noi però siamo stati anche chiamati come artisti a produrre dei materiali e una riflessione intorno a Oscillazioni. Insomma, quindi è stato un cammino che abbiamo condiviso, ma non è l'unico. Con Roberta ci conosciamo praticamente dall'inizio della vita di Teatro Acropolis, abbiamo pressoché condiviso ogni passo, ogni momento, ogni riflessione. Grazie tantissimo di questa opportunità di portare appunto una giornata di Oscillazioni. Non vado a ripetere cose già dette, insomma, da chi mi ha preceduto, insomma, decostruisco un po' quello che pensavo di dire questa mattina. Perché, insomma, stamattina, oltre al virus, mi pare che il mondo stia correndo e allora mi tornava in mente proprio l'incipit del Castello di Kafka. E quando Kappa si ritrova sul ponte, guarda il villaggio e vede il vuoto apparente. Allora mi viene da pensare che, insomma, questi teatri vuoti in questi giorni sono proprio un vuoto apparente, non sono affatto vuoti. Un po' la vostra descrizione, il ripensamento della struttura del festival, l'appoggio di tutti coloro che sono intervenuti e che quindi in qualche modo condividono collettivamente, una collettività della città e non solo, che diciamo è in questa ricostruzione, è presente in questa ricostruzione di un contesto, mi fa pensare proprio che il vuoto dei nostri spazi di questi giorni è esattamente l'incipit di un romanzo che appunto era proprio un vuoto apparente, visto quello che succede poi nel Castello di Kafka.
Un elemento che vorrei sottolineare, ma perché appunto essendo il direttore di un festival so bene che cosa significa dover ricostruire e ripensare in tempo reale, non in mesi, ma in poche ore, uno scenario, un contesto, un festival. È come avere un tavolo da gioco, mi viene da dire, in cui improvvisamente le caselle cambiano di forma, di colore, di funzione. Cioè tu stai giocando e le regole intanto cambiano e continuano a cambiare, no? Eppure quel gioco non prevede la resa. E non era scontato, e non è mai scontato, che un festival o un progetto appunto non si arrenda, non dica va bene, ci abbiamo provato, non ce la facciamo, non è possibile. Invece questo rilancio, questo desiderio, questo veramente orizzonte di desiderio, che non è soltanto il tempo speso per costruire quel progetto culturale, artistico, ma è proprio parte della vita di ognuno di coloro che l'ha costruito, i curatori e gli artisti, quell'oggetto là continua ad essere un gioco giocabile anche su una scacchiera completamente sbilenca, in cui si trovano soluzioni che meritano da parte di chi le osserva, di chi ascolta, tutto il rispetto possibile. Ed è il primo elemento. L'altro è chiaramente oscillazioni. Su questo io condivido, insomma, giocherò con Davide e Clemente, spero in presenza, spero che non ci siano nel frattempo ulteriori cambi di regole, su spostamenti, eccetera, in modo da poter essere insieme a loro a Genova ad abitare questo vuoto apparente degli spazi vuoti e di poter dar vita a questa tappa di oscillazioni Genova, che per me è chiaramente un regalo, cioè una grandissima gioia, un grandissimo regalo. Per inciso, è programmare la programmazione di una giornata di un festival dentro un altro festival, un'anomalia, una tipicità totale. È un riconoscimento di identità, un riconoscimento di essere soggetto-oggetto, un po' la parte per il tutto, quindi è qualche cosa che in questi mesi, quando avevamo cominciato a giocare su una scacchiera senza sapere che sarebbe cambiata pochi giorni prima, chiaramente ha riaperto per me molti pensieri, riflessioni sulle scelte, le direzioni, il senso, la produzione di significato che questa azione di curatela, come tante altre, insomma, immette in un contesto spesso appunto molto confuso e molto cialtrone. Chiaramente ora siamo di fronte a qualche cosa che andremo a ricostruire. Si sbilancerà l'elemento della sua teorizzazione. Noi in genere con Davide e Clemente condividiamo un'azione culturale che prevede la compresenza e l'affiancamento delle pratiche e delle teorie. Non prevediamo le une senza le altre. Per noi, appunto, produrre delle pratiche sceniche significa anche immettere, estrapolare, teorizzare, tirar fuori dei pensieri, metterli in valore e viceversa. Chiaramente in questa situazione prevarrà forse un aspetto sull'altro, ma io sono insomma molto insomma, confido che realmente possa darci un segno forte per continuare, per progettare e per magari tornare ad abitare questi spazi vuoti in un modo diverso. Quindi assumo questo dato di realtà, non possiamo fare diversamente, ma rivendicando al suo interno il mio orizzonte di desiderio e il nostro condiviso. Quindi spero davvero di poter essere lì per vivere insieme questo cantiere sempre vivo, mai banale, tra di noi, tra di me, ma tra Teatri di Vetro e Teatro Acropolis dall'inizio, da quando ci siamo conosciuti, mai banale, di cantiere vivo di teorie e pratiche, pratiche e teorie, teorie e pratiche e teorie.
Quindi li ringrazio ancora, spero di venire là. Sì, ci auguriamo veramente di averti qui con noi, assolutamente. E, tra l'altro segnalo che sempre sul libro che accompagna il festival c'è un tuo bellissimo intervento dove racconti proprio la pratica dell'estrazione, che è anche un tema che affronta Claudio ovviamente da un altro punto di vista intorno alla creazione, sempre nell'intervento di Claudio Angelini sul nostro volume. E tu, Roberta, ne parli proprio cioè del peso e dell'orizzonte di desiderio da condividere nel momento in cui si porta qualcosa all'interno di un altro contesto, appunto senza che questa cosa perda l'identità, ma forse continui a dialogare con le sue origini, con le sue scelte, le sue decisioni. Quindi grazie mille, grazie. Grazie, sì, anch'io mi auguro che questa piccola porzione di presenza che forse ci può essere concessa in questa modalità della distanza assoluta sia possibile da avere, da confermare e da vivere insieme. Prima di continuare il nostro dialogo con gli artisti, ho visto che ci ha raggiunto Arianna Spigolon, che rappresenta stamattina la Compagnia di San Paolo, che è uno dei nostri partner e delle istituzioni che sostengono il nostro lavoro e la nostra attività tra i più sensibili. E quindi vorrei dare la parola ad Arianna Spigolon. Benvenuta. Sì, buongiorno, grazie. No, ma non volevo interrompervi. In realtà mi ero scusata fin dall'inizio perché, ahimè, avevo un incontro che si accavallava, quindi ovviamente era mia intenzione raggiungervi il prima possibile, però non volevo assolutamente entrare poi in conflitto con quella che era la presentazione del festival, che è al centro di questo incontro virtuale. Quindi, velocissimamente, saluto voi, saluto tutti i partecipanti, è un piacere comunque essere qui nonostante tutto, proprio perché stiamo facendo uno sforzo enorme giorno dopo giorno per adeguarci a quelle che sono le indicazioni, a quello che è l'avanzamento della pandemia, senza però andare contro la propria identità, la propria missione, il proprio lavoro. Voi siete riusciti a farlo davvero in un istante, avevate già la partenza programmata e avete subito trovato il modo per reagire. Questo è l'elemento che più ci interessa, più ci sta a cuore, quindi mi fa davvero piacere vedere che il vostro percorso stia comunque andando avanti con una proposta che credo sia assolutamente stimolante. Non è semplicemente un'alternativa d'emergenza, ma è un valido piano che vi permette di mantenere la vostra offerta, il vostro percorso creativo e di crescita, e nello stesso tempo anche stimolare riflessioni e scambi che vanno oltre e che ci aiutano a immaginare quello che vogliamo essere questa esperienza così drammatica per tutti, per i nostri percorsi, cioè che cosa ci vuole, che cosa ci insegna, che cosa vogliamo raccogliere da questi insegnamenti. E questo credo che sia il valore aggiunto, se dobbiamo trovarlo, in tutto questo. Quindi buon lavoro e ascolto volentieri il proseguimento della vostra presentazione. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie mille. Sì, sicuramente l'ho accennato prima fra le righe, però questo è un tema molto, molto importante, quello di veramente fare una riflessione per cercare di capire cosa effettivamente può essere ripensato e in che modo può essere ripensato. E questo è un cantiere aperto che noi, come tutti d'altronde, stiamo affrontando, e io penso che la cosa più utile in questo momento sia quello di condividerlo il più possibile, come abbiamo sempre d'altronde condiviso
tutta una serie di esigenze artistiche innanzitutto, prima ancora che organizzative, e tutta una serie di istanze che poi sono sempre state messe su tavoli di lavoro con altri artisti e altri organizzatori come Roberta, ma anche come Claudio Angelini, che è il direttore artistico del Festival Internazionale Ipercorpo di Forlì, nonché della compagnia Città di Ebla. Quindi presenta una fisionomia, di ruolo molto simile alla nostra, di Teatro Acropolis, che siamo sia animatori di un'iniziativa, ma anche produttori noi in prima persona di lavori per la scena. Sì, buongiorno a tutti, spero mi sentiate e che non ci sia troppo rumore di fondo, perché sono in un ambiente che ha delle caratteristiche, diciamo, rumorose. Ma allora, io naturalmente ringrazio Teatro Acropolis, ringrazio Clemente David di questa presenza al Festival. In realtà, come diceva Roberta Nicolai prima, anche la nostra è un sodalizio, una forma continuativa di riflessione che passa da Genova a Forlì, attraversa Roma ed altri spazi, e quindi non facciamo altro che continuare un lavoro di pensiero che si dispiega nel tempo e che naturalmente non si lascerà condizionare da questa drammatica situazione. Io voglio dire due cose. Dunque, la prima riguarda la trasformazione del mio intervento al Festival, perché io sarei dovuto venire al Festival con la seconda parte di un lavoro a cui tengo moltissimo e che riguarda questa sorta di messa in operazione performativa della città di Genova, che si chiama Corpo Centrale, ma essendo Teatro Acropolis uno spazio di ricerca vero, a un certo punto di questo percorso io ho chiesto loro di sostituire questo lavoro produttivo, che intanto aveva subito i problemi del lockdown, che mi aveva impedito di poter essere a Genova presente per come avrei dovuto, e avrei dovuto sostituirlo con questa nuova produzione tratta dal racconto di Céline, che in realtà è la sua tesi di laurea, che è il dottor Semmelweis. Bene, la sopraggiunta situazione fa sì che invece ci sia addirittura una terza modalità di intervento, quindi è stata proprio una traslazione e con una continuità e con grande capacità di reazione si è cercato di mantenere vivo, prima Roberta parlava di desiderio, no? Un desiderio di incontro e uno scambio di pensieri laddove la dimensione spettacolare in questo momento non è possibile o viene impedita. Quindi sono molto felice di essere presente, sono molto felice che voi siate al Teatro Nazionale in questo streaming che faremo, e io lo effettuerò dagli spazi del Teatro Tenda di Exatr, cioè dai luoghi del Festival Ipercorpo. E voglio quindi terminare con la seconda parte di questo mio ragionamento, cioè che questo è un momento, al di là di tutte le considerazioni che possiamo fare, in cui non vanno abbandonati, anzi vanno implementati gli utilizzi di queste palestre di consapevolezza, di cittadinanza democratica, che sono i teatri, che sono le sale d'ascolto, che sono i luoghi in cui ci occupiamo di organizzare, produrre, pensare l'arte dal vivo. Cioè, in un momento come questo, io lavorerò per tenere vivo lo spazio in cui opero. Naturalmente lo dovrò fare senza pubblico, ma cercherò comunque di creare una finestra verso l'esterno. Ed esorterò tutte le persone che si occupano di questo mestiere, a fare la stessa cosa. Cioè a tenere vivi questi spazi, è quel vuoto in maniera diversa di cui parlava Roberta Nicolai prima. Cioè sono luoghi in cui si continua a dispiegare un pensiero critico, e quindi sono luoghi di cui abbiamo assolutamente bisogno. E va tenuta alta una dimensione di presidio, esattamente come voi state facendo per il Festival, anche per coloro che magari non hanno in questo momento attività immediate, e al di là dei momenti, delle prove, delle residenze che vengono concessi in una schizofrenia di modalità di apertura e di chiusura rispetto alle attività che possiamo svolgere, che ha evidentemente del grottesco. Varrebbe veramente la pena di citare Flaiano, cioè la situazione è grave ma non è seria. E io non voglio entrare nello specifico in tutto ciò che si sarebbe potuto fare in questi mesi per poter trovare una modalità diversa di contrasto al virus, perché molto è già stato detto, scritto.
conforti. Io mi auguro ed esorto tutti coloro che curano spazi, io le chiamo proprio palestre di cittadinanza democratica, li chiamo luoghi in cui si dispiega il pensiero critico, ripeto quello che ho detto prima, mi auguro e mi aspetto, come esattamente sta facendo Teatro Acropolis, grazie al suo festival, che ormai non abbiamo più bisogno di raccontare, è uno degli spazi e dell'innovazione della ricerca italiana di primissimo ordine, e quindi io sono molto felice di accompagnarvi in questo percorso, ma mi auguro che nel resto del paese tutti, con modalità diverse, a seconda delle proprie caratteristiche, delle proprie storie, tengano vivi e portino verso l'esterno dei contributi di questi spazi. E vi ringrazio e naturalmente auguro a tutti un buon lavoro per questa ennesima importante edizione di Testimonianza Ricerca e Azione. Grazie Claudio. Grazie, Claudio. Occhio a chiamarle palestre, perché poi... comunque no, a parte gli scherzi, ti ringrazio. Sì, sono esercizi proprio di esercizi di democrazia, di pratica, di pensiero, e quindi non che non si fermano perché non si possono fare spettacoli, ma che forse appunto dobbiamo trovare delle strategie per come diceva anche Elvira, trovare le occasioni e trasformare le occasioni in qualcosa di invece di stabile, qualcosa di che ci possa aiutare a riflettere anche dopo l'emergenza. Ecco. Quindi grazie mille. Grazie. Grazie. Io adesso vorrei continuare diciamo le nostre questa nostra conversazione, no? Che è diventata questa conferenza stampa, in realtà è una conversazione che ci aiuta un po' a mettere a fuoco alcuni elementi, anche con gli artisti, e quindi vorrei dare la parola a Paola Bianchi, che è una coreografa, una danzatrice, è un'artista che, con cui noi abbiamo collaborato in diversi modi, che ha intercettato il nostro percorso e che in qualche modo con il suo lavoro è stata anche un elemento di ispirazione per uno dei capitoli del nostro progetto, la parte maledetta, quindi il progetto cinematografico che presenteremo l'ultimo giorno del festival, con uno dei film proprio dedicato a lei. Quindi Paola, se vuoi intervenire. Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, tanto, insomma, sono decisamente triste, ecco, diciamo la verità, perché questa situazione è veramente incredibile. Comunque, innanzitutto voglio ringraziare voi per il sostegno continuo, per quello che avete fatto quest'anno, per il film che, insomma, avete girato su di me, sul mio lavoro, che per me è stato un momento veramente importantissimo. Ed è incredibile, perché questo è, in realtà per me è stato un anno orrendo e meraviglioso al tempo stesso, no? Questo film, il progetto Help, che continua, insomma, ad avere un sostegno, un riconoscimento, e il lavoro continuo con Roberta Nicolai, con Claudio Angelini, insomma siamo tutti qui e sono veramente, come dire, da un lato felice, dall'altro tristissima. Però ecco, sicuramente sono felice che non ci siano streaming, che voi non ci abbiate chiesto di fare i nostri spettacoli in streaming, anche perché sarebbe stato veramente ridicolo, magari in situazioni, insomma, non così ben organizzate, in 30 secondi. Io ho un problema grossissimo però anche con lo streaming e questa, come dire, queste zoomate che facciamo, perché questo mezzo busto continuo, un po' mussoliniano, cioè io proprio non lo sopporto. Cioè non sopporto non vedere la reazione del resto del corpo, proprio perché io sono abituata insomma, a lavorare col corpo. Per me è drammatico non vedere delle volte neanche le mani che si muovono, come uno tiene le gambe, se sono incrociate o non incrociate, insomma. Quindi io ho una grossissima difficoltà a questa bidimensionalità e taglio
Quindi ragionerò anche come sarà il mio modo di esserci il 9 novembre. Ci sarò ovviamente, ma sto ragionando delle possibilità. Ci sono delle parole che vorrei solo buttare lì, che in questi giorni mi tornano molto. E uno è, come ci dice Benassayag, siamo nell'epoca della complessità, e quindi la complessità, cioè questa difficoltà di orientamento e questa necessarietà di affrontare la complessità. E sono contenta che lo faremo insieme, perché è una cosa che facciamo sempre. Lo facciamo con, almeno io lo faccio con Teatro Acropolis, così come lo faccio con Roberta Nicolai, quindi con il festival e anche con Ipercorpo. Non è mai stato una roba, viene a fare lo spettacolo, ciao. Quindi è un altro discorso, e la complessità nel nostro lavoro è fondamentale ed è una cosa che credo dobbiamo tenere presente. Un'altra parola purtroppo negativa è la paura. Io mi rendo conto che siamo manovrati dalla paura, mi sembra che facciamo anche tutte le nostre reazioni, mi ci metto per prima, sembra quasi un balletto di avanti e indietro, un passo avanti, un passo indietro, un passo avanti, un passo indietro, perché ci sono tante cose che ci arrivano e che ci schiacciano da fuori. Non ultima la paura, la confusione, i numeri, siamo travolti dai numeri, insomma, ecco, sicuramente è un momento per me, parlo personalmente, ma lo so che è per tutti, molto, molto faticoso anche perché secondo me non tutti si rendono conto che noi ogni giorno rimoduliamo il nostro modo di stare al mondo, i nostri progetti. Quindi ogni volta vieni a fare quello spettacolo, ragioniamo su, no, facciamo quell'altra cosa, riragioniamola con. Io quest'anno ho debuttare con uno spettacolo con 10 danzatrici e danzatori e sto lavorando con una danzatrice e probabilmente non farò neanche quello. Ma questo non vuol dire, hai lavorato così. Cioè è proprio il pensiero costante della modifica, della progettazione, della rimodulazione che è veramente molto faticoso, ma che nello stesso tempo forse è l'unico modo che abbiamo per resistere e quindi per esistere. E con questa, grazie, vi lascio. Grazie, grazie Paola. Grazie Paola. Sì, condividiamo sì. Tutto praticamente. Il tema ovviamente del rilancio della complessità, ma comunque, come dire, come luogo in cui possiamo riconoscerci e quindi possiamo poi dialogare, possiamo costruire dei cammini insieme, sia che riguardino uno spettacolo piuttosto che un percorso di ricerca, un film. Quindi insomma sentirsi, e poi la paura, giusta, ovviamente, che comunque penso che chi fa questo mestiere sa benissimo che è nella precarietà, ma non solo nella precarietà, per così dire, del lavoro, proprio una precarietà assoluta che riguarda lo scorrere delle nostre giornate, dei rapporti, degli affetti, di tutto. Quindi insomma, chiaramente in una situazione così drammatica questa precarietà prende delle tinte sempre più fosche. Grazie Paola, grazie. Ora vorrei dare la parola ad un'altra artista che abbiamo incrociato con cui abbiamo creato proprio un piano di confronto ovviamente sul piano della scena, ma anche sul piano dell'elaborazione, e sto parlando di Alessandra Cristiani, che anch'essa è una coreografa, una danzatrice. E ciao Alessandra. Ciao. Vorrei agganciarmi al
a ciò che diceva Roberta Nicolai dei luoghi vuoti. Per questa conferenza stampa non è un caso che io sono con voi da un luogo che si trova nella Tuscia, a Toscania, chiamato La Lupa, che in qualche modo, non in qualche modo, che è un luogo creativo, dove io stavo anche preparando il lavoro che avrebbe debuttato, che debutterà in un altro momento, per la giornata dedicata al Butò, organizzata insieme al Palazzo Ducale, insieme con voi e soprattutto da voi. Quindi i luoghi come veramente come appunto fondamentali, come veramente la questione nodale di tutto quello che possono smuovere e di tutto quello che all'interno dei luoghi viene creato. E nel caso mio specifico, venendo principalmente, anche se la mia derivazione è nel teatro di ricerca, poi nel suo sviluppo della ricerca mi sono imbattuta nel percorso della danza Butò, dell'Ancoco Butò. In questo periodo, dal lockdown fino ad oggi, mi è tornata molto un motivo e una radice fondamentale del pensiero dei fondatori e di coloro che ancora tentano di tenere in vita la pratica e il pensiero proveniente dal Giappone degli anni 50, è proprio il concetto di crisi, che il corpo è vivo quando criticizza se stesso e la realtà, come sua visione, come sua ulteriore secrezione. Da questo punto di vista, chiaramente non è semplice avere a che fare con la crisi come con la catastrofe di questo momento. Durante l'elaborazione nel primo lockdown, per riflettere sul lavoro che stavo tentando di far venire a galla, diciamo così, che è un lavoro come seconda tappa di una trilogia sul corpo, sulla corporeità nel contemporaneo, che secondo me in questo momento è la questione del corpo, quindi della presenza, come anche il luogo, che è un altro registro, è un corpo, e sono messi allo sbaraglio, sono appunto resi molto vulnerabili. E durante questo lavoro sulla seconda tappa, che nel caso specifico riguarda una rielaborazione del pensiero, della personalità, del carisma e delle opere di Francis Bacon, mi sono imbattuta nell'inno di Paul Bresiado, che è tanto circolato durante il lockdown, che è diventato una questione fondamentale di questo lavoro poi alla fine. Il corpo come allarme, il corpo invece che il corpo forte, il corpo invincibile, il corpo che si arrende, ma non nella resa. Ovviamente ho molto apprezzato Roberta quando parlava, no, di giocare il nostro gioco in qualsiasi modo sullo scacchiere sbilenche. Il corpo anche debole non è un corpo che si arrende, è un corpo che espone la sua criticità, è un corpo che porta un allarme, e io credo che in questo momento, almeno per me, è stato molto forte dal lockdown in poi aver virato il lavoro su questo, anche su questo. Mi fa piacere anche sentire il pensiero di Paola Bianchi, con la quale abbiamo tentato durante il lockdown di parlare del corpo e della sua specificità attraverso il Manifesto della Pelle, che è un piccolo progetto con lei e Silvia Gribaudi, che abbiamo tentato di, con il quale abbiamo tentato di dare un segno
un possibile segno di un'assenza che invece a tutti i modi si vuole rovesciare in una presenza. E finisco. Ho proprio qui sotto degli appunti di lavoro, in questo momento io sto riguardando proprio per tentare di essere più addentro a questa contemporaneità che personalmente mi spaesa e mi disorienta tantissimo. Ho proprio due pensieri appuntati del fondatore dell'Ankoku Butō, che è Tazumi Ishikata, ma non perché siano pensieri dogmatici per me, assolutamente no, ma perché mi mettono sempre molto, perché mi mettono in questo momento in grande difficoltà. E che possono essere forse pertinenti. Li leggo, così faccio prima e concludo presto. Ho appuntato appunto presentare qualcosa che solamente un corpo vivo può esprimere. Questo è un pensiero che ho preso da alcuni testi che stavo rivedendo dal lockdown fino ad oggi di Tazumi Ishikata. Quindi nel momento di maggiore crisi, perché per loro appunto c'era questa crisi perenne, e che comunque il linguaggio profondo del corpo è profondamente critico, criticizzante di crisi, quindi perché sempre dobbiamo trovare questo qualcosa di vivo da poter esprimere, che cos'è un corpo vivo, un corpo che si fa più corpo, come dice Paul Bresado. E il secondo pensiero è: questo corpo prende vita solo quando è messo all'angolo. Forse è proprio il momento che ci riguarda un po' tutti, perché siamo costantemente messi all'angolo. E questo chiaramente è anche un pensiero che tenta di essere positivo. Quindi in realtà volevo lanciare una positività, sebbene mi è molto difficile in questo momento. Però questo corpo messo all'angolo, un po' come faceva Francis Bacon nei quadri, che mette questi suoi corpi dentro queste gabbie invisibili, sono dei corpi messi all'angolo, e forse loro possono parlare meglio possono forse avvicinarsi a essere un corpo vivo. Grazie. Grazie Alessandra. Alessandra ci stava raccontando tutto questo da questo spazio a Tuscania, La Lupa, dove appunto Alessandra lavora, che è uno spazio dove lavora lei, Marcello Sambati, Samantha, Marenzi, insomma è uno di questi luoghi che evidentemente in questo momento è chiuso, ma che continua a essere un luogo appunto di vita, un luogo di creazione, ecco, di creazione. Quindi grazie mille, grazie Alessandra. Grazie, grazie Alessandra. Adesso vorrei dare la parola a Enrico Piergiacomi. Enrico Piergiacomi è uno studioso di teatro, un osservatore ed è un altro amico, possiamo dire, che segue il nostro lavoro e condivide la nostra progettualità da molto tempo ormai. Ciao Enrico. Eccoci, buongiorno, scusate se mi trovo all'aperto, ma stavo facendo, insomma, ascoltavo e stavo anche nel frattempo appuntando delle cose, quindi avevo spento il video solo per questioni pratiche. No, io non voglio togliere troppo tempo, anche perché sono state già dette tantissime cose, e quindi quando tante cose di peso vengono dette, sovraccaricare è sempre un rischio. Però c'è una cosa che mentre ascoltavo mi risuonava, su cui anche sto cominciando a tematizzare adesso, proprio anche sull'atteggiamento che in circostanze come queste potrebbe essere produttivo assumere. Io cerco di farlo facendo una brevissima riflessione dialettica. Diciamo che ci sono due forti rischi di atteggiamenti negativi che possono subentrare da questo situazione di stallo e di difficoltà estrema. Una è diciamo quella in cui si è più normale, che non sto dicendo nulla di nuovo, è il rischio costante del nichilismo. La completa soppressione di qualunque valore, di qualunque
propositività, qualunque cosa che cerchi di costruire un senso laddove tutto congiura affinché questo senso sembra che non ci possa essere in alcun modo. E un po' dipende dal ingigantire anche molto le difficoltà, nel senso che le stesse pandemie, insomma, basta partire da Omero, che la prima parola occidentale è un dio che porta la peste, quindi non è, non, insomma, non sono, noi ingigantiamo i nostri mali, ma sono tutte questioni che si affrontano da sempre. Il problema è, sono le reazioni che attuiamo. E poi c'è invece l'altro spettro, insomma, detto Scilla, c'è anche una Cariddi, e c'è l'altro spettro che invece è quello dell'incanto, che è il contraltare opposto, tutto sommato è un nichilismo al contrario, nel senso che invece si cerca di individuare un senso, una positività estrema laddove questa positività evidentemente non c'è. E c'è stato tanto questi slogan costruiti, andrà tutto bene, ne usciremo migliori, sono cose che, insomma, è anche irritante semplicemente menzionarle, ma c'è questa reazione. Ecco, a fronte di questi due atteggiamenti estremi in cui si rischia di cadere, a me viene da dire, e questo è anche un modo in cui cerco di ricomprendere il lavoro che fate voi, che fa Paola, che fa Cristiana, che fanno tante altre persone che oggi ho sentito e che spero, insomma, di poter incontrare qualcuno da remoto presto, qualcuno dal vivo il prima possibile. Non saprei neanche come menzionarla, comunque, ecco, come denominarla, una sorta di via di mezzo in cui si rende evidente, si accetta, si prende come una criticità che c'è, ma non la si prende come una cosa che deve bloccare qualunque processo creativo, artistico e simili, nel senso che arte, umorismo e pensiero sono un po', giocano su questa linea di confine tra non dire, non pensare che sia tutto luce, ma nemmeno pensare che sia tutto ombra da questo punto di vista. Che cosa sia questa terra di mezzo? Ho più difficoltà, perché individuare il nemico è facile, individuare la soluzione è molto più difficile. Però ecco, volevo lanciare questo spunto come ipotesi di lavoro e di dialogo. Grazie, grazie Enrico. Sicuramente è importante riuscire sempre a stabilire anche dei termini all'interno dei quali muoversi, all'interno dei quali collocare poi anche i problemi, collocare anche quello che accade. Quindi la riflessione che tu fai è sicuramente centrata ed è sicuramente una riflessione da accogliere e su cui ragionare, continuare a ragionare. Abbiamo ancora il tempo per un ultimo intervento prima delle domande della stampa, ed è l'intervento di Fabrizio Modonese Palumbo, che è un compositore, un musicista che era appunto anche lui è programmato nel nostro festival con modalità che non sono ovviamente quelle della performance, e quindi Fabrizio ti cedo la parola. Ciao a tutte e tutti, grazie. Innanzitutto grazie per averci invitato al festival e aver dato la continua disponibilità di rimodulare quelli che avrebbero dovuto essere e che invece saranno i nostri interventi. Io, al contrario di la maggior parte delle altre persone, gli artisti presenti, lavoro con un media che per sua definizione è più etereo ed è quello del suono. Ciò detto, non di meno politico come linguaggio, per quelle che sono le sue valenze, le sue forme e i contenuti che può portare. Ma più di questo, quello che mi interessava dire è che in questo clima l'aspetto che io sto soffrendo di più è quello proprio della privazione di identità, che in qualche modo è conseguita e sta conseguendo all'ambiente in cui ci muoviamo, e che diventa sempre più difficile ritrovare un centro in cui appunto poter portare le proprie istanze, i propri valori e i propri linguaggi. E trovo che questo abbia generato in linea di massima un fortissimo appiattimento di pensiero e un'omologazione di pensiero.
E mi trovo spesso nel quotidiano a confrontarmi con i miei colleghi, chiunque operi nell'arte, della cultura e dell'arte, in qualche modo un po' per ricordare quelli che dovrebbero essere innanzitutto gli obiettivi del nostro lavoro, che per come io l'ho sempre inteso, l'ho sempre pensato, è innanzitutto quello di costruire e definire possibili immaginari ed altre realtà, che non sono necessariamente utopiche o parola che ultimamente va molto, perché oggettivamente le stiamo vivendo distopiche, ma proprio definire delle possibilità di intervento sul reale, rimodularlo, ricostruirlo. E da questo punto di vista, quando voi avete rilanciato il festival con queste modalità, mi avete trovato in perfetta sintonia. Il lavoro che noi andremo a presentare, non lo dico per promozione, ma perché trovo che incida in questo dialogo, è un'esplorazione di un territorio, che è il territorio delle Svalbard, nel circolo polare artico, che ha delle anomalie. Ha delle anomalie non solo dal punto di vista dell'unicità, che sono quelle geografiche, perché è appunto la più grande comunità permanente nella città più a nord del mondo, quindi già questo di per sé definisce delle specificità molto forti, al di là di appunto della bellezza del panorama, dell'unicità del clima, ma è un per certi versi un modello di società altra, che noi con il linguaggio del suono e anche delle immagini, che alla fine poi prenderà il sopravvento visto le modalità del festival, abbiamo cercato di esplorare proprio per vederne le possibilità, le criticità e quali elementi possono venire rimessi in gioco. A me piace sempre pensare un po' uno spostamento tra l'analisi di un panorama esteriore e un panorama invece, un mondo interiore, dove con i linguaggi che per Paola sono l'esplorazione del corpo, per me quelli del suono, e spesso lavorando con Paola la sinergia delle due cose, andare appunto ad analizzare come quel mondo, quell'interazione, che effetto ha su di me, che effetto ha su di noi, come può venire restituita, dove altro ci può portare. Ecco, io su questo insistere su definire immaginari altri sono veramente quasi pedante, rigoroso, perché non ce la faccio più proprio nella comunicazione dei linguaggi a vedere rispresso quasi come uno specchio questa continua realtà schiacciante che possibilità non ne dà di suo, ma siamo noi che abbiamo invece proprio un dovere artistico di andarne a definire altri. E vi ringrazio ancora. Prima di procedere vorremmo dare un po' un volto un po' più concreto a questa edizione del festival, facendovi vedere il trailer che abbiamo montato e che volevamo proporre. Se ci sono domande, noi siamo a vostra completa disposizione. Magari mentre ci pensate un attimo, io volevo ancora ricordare alcuni partner che affiancano
il nostro lavoro in generale e il festival in particolare, che sono il Museo Biblioteca dell'Attore, il Consolato Generale del Giappone a Milano e l'Istituto Giapponese di Cultura a Roma, Japan Foundation, l'Associazione Sarabanda e Officine Pappage, con cui collaboriamo e con cui siamo sempre diciamo in stretta collaborazione. Bene, allora direi che se non ci sono domande possiamo chiudere questa conferenza stampa, che ha veramente tracimato i tempi di una conferenza stampa ed è diventato qualcosa di diverso, ma forse sarà bene anche abituarsi a capire mano a mano i tempi, le logiche di riflessione e insomma magari un po' alla volta tarandoci più o meno meglio, eccetera. Comunque, bene, noi vi ringraziamo tutti per la pazienza, per essere stati con noi, per aver comunque accolto tutte queste trasformazioni in atto a Teatro Acropoli, se non solo, evidentemente. E quindi, niente, vi aspetteremo nuovamente in video, evidentemente. A presto, grazie. Un caro saluto a tutti. Ciao. A presto, in bocca al lupo a tutti. Grazie Cesare, a presto. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Grazie, buon lavoro. Grazie.